Buongiorno, venerdì 3 maggio, venerdì, thanks God, is Friday, è arrivata la fine della settimana, è arrivata, è arrivata. Siete contenti? Questa settimana è un po' particolare, con due lunedì, diciamo. Con questa pausa di mercoledì, poi si è ripartiti, insomma, oggi si conclude questa settimana, settimana prossima a posto, basta, non abbiamo più, fino al 2 giugno non ci sono più cose, poi adesso non so neanche che giorno è il 2 giugno in realtà, perché mi vado sempre a impelagare in cose che poi non riesco a raccontare per farmi vedere il 2 giugno, che giorno è? Il 2 giugno, quanto lungo maggio? Il 2 giugno è domenica, quindi è posto, non abbiamo neanche problemi di dover fare altre battute. Adesso non ci sono più. Cos'è il prossimo festa? Non lo so, niente. Quindi settimane piene da qui fino a fine anno. Adesso poi controlliamo. Sta di fatto che allora noi qui siamo ancora oggi, poi ci sentiamo di nuovo lunedì e ricominciamo la settimana insieme. Ma prima finiamo questa settimana. Venerdì 3 maggio, 331 7853 555, il nostro numero di WhatsApp. Ci scrivete, ci raccontate, ci dite. Noi vi raccontiamo un po' quello che leggiamo sui giornali. Oggi abbiamo una marea di ospiti, abbiamo piena di rubriche. Andiamo agli eventi settimana in cui non andrà i ribì. Avremo i ragazzi dell'associazione della Bovisasca che ci raccontano un po' quello che combinano. Poi viene Silvia Gatti con un altro ospite alle 8. Insomma, andiamo avanti così tutta la mattina, pieni di contenuti e pieni di musica per voi, per farvi partire al meglio questo venerdì 3 maggio. Dear Mr. Fantasy, questi erano i Traffic 1967. Pensate, un po' psichedelia, un po' di rock, un po' di chitarra che la mattina fa sempre bene. Saluto con Dear Mr. Fantasy, dei Traffic, nel traffico magari mattutino siete lì che state andando di qua e di là nella nostra città e state anche magari prendendo in mano lo smartphone, magari non mentre guidate, sarebbe meglio. Per scriverci un WhatsApp, come ha fatto ad esempio Alberto. Buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, buon weekend a tutti. Io mi sto preparando per un'uscita fuori regione di 24 ore, domani pomeriggio già di ritorno. Ah, bene, quindi siamo una toccata e fuga fuori regione. Beh, ci sta, ogni tanto si va fuori, si va a vedere il mondo fuori Milano, perché sì, esiste un mondo fuori Milano. Non lo amiamo più di tanto, no, scherzo, no. No, anzi, lo amiamo tantissimo. Noi siamo bene qua, diciamo la verità. Chi come me ama questa città sta benissimo qua, però è bello anche ogni tanto invece prendere, andare, scoprire e poi tornare sempre qui, perché poi si ritorna sempre qua alla casa base, alle radici, a Home Sweet Home, quella è un'altra canzone, no? Quella è Sweet Home Alabama, ma non l'abbiamo messa stamattina, no? Tra parentesi, così, curiosità su Mr. Fantasy, Dear Mr. Fantasy dei Traffic, fa parte dell'album Mr. Fantasy dei Traffic, appunto nel 1967, band definita rock psichedelico inglese. La cosa divertente è che questo album, appunto, è fatto con la primissima formazione dei Traffic, che sono Steve Winwood, Chris Wood, Jim Capaldi, che non è parente di Lewis Capaldi, ho controllato, sono andato a vedere, ma non è parente, e Dave Mason, che pensate, ha lasciato la band prima ancora che uscisse l'album. Cioè, quindi, quando si dice in realtà Jack Frusciante è uscito dal gruppo, no, pensate, Dave Mason è uscito dal gruppo, cioè è uscito ancora prima che uscisse l'album, tra parentesi, non so se l'ho detto, non mi ricordo se l'ho detto, album di esordio della band. Cioè, questo qui ha fatto tutto quanto che è, ha fatto il disco, ha registrato tutto, tutte le canzoni, poi. Poi quando è che esce il disco? Guarda, giovedì esce il disco. Oh, ciao, oggi è martedì, me ne vado. Cioè, così ha fatto. Così, capite? Gli artisti sono strani, gli artisti sono stranissimi. Tra parentesi, oggi, sugli artisti, ho beccato un TikTok, non ho capito di quand'era, quindi magari è vecchio, di Chiara Gagliazzo, ve la ricordate? Quella che aveva fatto X Factor, quella lì, no? Dove un po' piccata, però giustamente anche forse, ha risposto alla domanda che molti le fanno, tipo, ma adesso che lavoro fai? E lei fa ancora la cantante, no, ci sarebbe voluto accorciabrò, perché ho visto 4 minuti di video quando bastava dire faccio ancora la cantante ma non mi vedete in giro più di tanto, ecco, cioè, il concetto era quello. Lei fa ancora la cantante, canta un po' in giro qua e là, la differenza tra prima è che adesso non sono più pompata così tanto sui social o nel mondo, diciamo, mediatico, quindi non è che perché voi non mi vedete io non faccio più la cantante, e sappiate che sono tanti nella mia situazione che fanno questo mestiere, effettivamente il mestiere. Il mondo della musica è pieno di gente che lo fa di lavoro,
che magari non conosciamo, che magari dobbiamo andare a cercare per capire cosa stanno facendo in quel momento, ma che non ci risultano lì nel feed, dove invece vengono fuori le solite Angelina Mango, le solite Annalisa, i soliti Tiziano Ferro, non parliamo di Tiziano Ferro in questo periodo, insomma queste cose qua che invece ovviamente vengono pompati dai più, e quindi si pensa che siano solo loro a fare quel mestiere. Lei, Chiara, dice giustamente una cosa interessante, che dice: non confondiamo mai il sogno con il lavoro. Cioè, io avevo un sogno che era fare musica, e per un periodo ho pensato fosse quella roba lì che stavo facendo. Invece un conto è fare il sogno, continuare a cercare di arrivare, essere la grande star. L'altro è lavorare con e nella musica. E quindi, se qualcuno volete saperlo, Chiara Gagliazzo, comunque, Gagliazzo continua comunque a cantare. Come continua a cantare, a suonare il traffico della nostra città? Appunto, il traffico con Mr. Fantasy e il traffico con Luce Verde. I Police con Every Breath You Take, 7:25 minuti, sempre Crystal Radio, Good Morning Milano. Ben ritrovati a tutti e a tutti, spero siate bene. 331-7853-555. Se avete programmi anche per il weekend, insomma, ditecelo, come ha fatto anche Alberto, che appunto avrà una uscita fuori regione di 24 ore, una toccata e fuga, e poi tornerà qui da noi. Chi invece se ne va da Milano è Ilaria Lamera, ve la ricordate? Ambrogino d'oro anche, ve la ricordate? Quella che mise la tenda davanti al Politecnico. Ebbene sì, un anno dopo le tende contro il caro affitti, dice: lascio Milano, torno a casa dei miei, farò la pendolare dal Zano Lombardo. Brava Milano, ce l'hai fatta a far andare via un'altra persona. E complimenti a Milano, che fa sempre grandi cose. Corriere della Sera Milano, appunto, leggiamo la notizia. La studentessa di 24 anni, prossima alla laurea in ingegneria al Politecnico di Milano, dice: la tenda canadese me l'hanno pure rubata. Veramente, io non posso... In gita la situazione non è cambiata, i prezzi di affitti sono ancora molto alti, e quindi appunto la conseguenza è che Ilaria, dopo aver anche vinto l'Ombergino d'oro, dopo c'è vinto, ricevuto, perché non è possibile neanche proprio lo vinci, ce lo ricevi, quindi in pompa magna il sindaco, il consiglio comunale, tutti quanti a dargli l'Ombergino d'oro, bene, adesso gli diamo anche, passatemi in termini, un bel calcio nel culo, e così la rimandiamo al suo paese. Benissimo, ecco, questo è quello che fa Milano, e io mi arrabbio molto, perché insomma lei ha tirato fuori un bellissimo tema, l'ha portato, ha fatto fare su un bel movimento di protesta che è stato subito accolto, ascoltato da tutte le istituzioni, dicendo di bravi ragazzi. Ragazzi, la verità è: non fatevi prendere in giro. Quando fate quella roba lì, se arriva un politico e si vi dice non andateci, perché questo è il problema. Andate a stringere le mani e a prendere gli ambrogini solo quando il problema è risolto. Mi capisco, perché l'avrei fatto anch'io questo errore, e lo farei ancora molto probabilmente, perché comunque vengono, ti fanno, cioè, ti raccontano, poi capiamo benissimo che non è neanche colpa del politico che viene lì a raccontartela, che ti dice bugie, non è quello, è che lui ha un'idea, tu hai un'idea, lui dice benissimo, la tua idea mi piace, portiamola avanti, ce la faremo, poi le cose cambiano. Poi le cose non è semplicissimo portarle avanti, sta di fatto che tu la tua idea te l'hanno presa e portata via, e tu rimani lì con il cerino in mano, anzi con la tenda rubata, anzi col fatto di tornartene indietro a casa dei tuoi a 24 anni, quando magari volevi vivere in questa città, soprattutto laurearti con calma e serenità in questa città. Invece no, devi anche pensare di fare avanti e indietro da Alzano Lombardo, che non è sicuramente fare Bari Milano tutti i giorni, però comunque non è neanche comodo. Su Corriere della Sera Milano c'è un'intervista molto interessante, appunto, a Ilaria Lamera. La tenda appunto non c'è più, dice, gliel'hanno anche rubata. E la domanda: cosa è cambiato rispetto a un anno fa? Dice: è cambiato qualcosa? C'è più attenzione nei confronti del tema da parte dei media e delle istituzioni. Prima era un problema di cui non si parlava, o si parlava pochissimo. Aver fatto luce su questo fenomeno è sicuramente la nostra vittoria. Per il resto, però, la situazione... Non c'è questo però, l'ho messo io. Per il resto, la situazione non è cambiata più di tanto. Anzi, sto monitorando i prezzi degli affitti e sono ancora molto alti. Io ringrazio Ilaria, che è molto, molto democratica e così cerca di tenere dei toni abbastanza buoni. Io invece li alzo subito dicendo: no, Ilaria, di che è uno schifo? Dillo, cioè, dillo. Praticamente hai detto che non è cambiato assolutamente niente. Capisco, cioè, va bene, abbiamo acceso l'ennesimo riflettore sul tema, che però non viene affrontato. Quindi che venga affrontato questo tema, soprattutto per gli studenti, soprattutto a Milano, con il numero esorbitante di studenti fuori sede che abbiamo. Oh yeah!
Blur Song 2 alle 7:32 minuti. Grazie anche dei messaggi che stanno arrivando al 331-7853-555, come ad esempio quello di Adriana che dice: buongiorno Fabio, il fatto che le hanno rubato la tenda è anche proprio il colmo. Sì, parliamo ancora di Ilaria Lamera, che appunto è stata derubata anche della tenda che aveva usato per stare fuori dal Politecnico con tutti gli altri. E sì, insomma, questa è quella stramba città in cui viviamo, stessa città in cui ci sono anche tanti eventi a cui qualcuno che conosco bene non andrebbe. Gli eventi della settimana a cui non andrei. E non ci vai neanche con la tua voce, cosa è successo? Mi sono appena svegliata. Ah, benissimo, benissimo. Buongiorno RB, buongiorno. Buongiorno a tutti, siete le prime persone con cui parlo questa mattina. Ah, perché di solito cosa, con chi parli? In casa parlo da sola. Ah, ok, perfetto. E bene. Per gli amici della mia testa. Ah, benissimo, sei affollatissima, immagino. Ah, che bello, finalmente venerdì. Sì. Allora, in queste settimane abbiamo vissuto più venerdì e più lunedì e questa cosa ci ha scompensati, sì, tutti. È, vero. È veramente una cosa brutta. Anche uno attaccato là, cioè ieri era lunedì, oggi è venerdì. No, ieri è stata una giornata pessima, ieri era lunedì, oggi è venerdì. Cioè, veramente, una settimana... cioè, veramente, boh, vabbè. Comunque. Peggio di quando si cambia l'ora. Non me ne parlare, che quella lì è una roba che mi disturba tantissimo. Vabbè, si cambia di sabato. Quest'anno ero arrabbiatissima perché era il giorno di Pasqua. Pasqua, sì. Vabbè, comunque, ragazzi, mi hanno detto di fare abbastanza veloce quest'oggi. No, vabbè, sì, non abbiamo un ospite dopo, però vabbè, poi... Ah, ok, quindi ha più tempo l'altro ospite rispetto a me. Beh, ovviamente. Va bene, allora, vi dirò degli eventi a cui io non andrò. Ah, prima di tutto c'è la festa di Cusago. Beh, no, allora, al castello l'ho vista, sì, ho visto anche la locandina, perché sai che io sono un cusaghese adottivo, lo sai, sì, no? Sì, lo so, sai che lo ho fatto, so. Fatto le scuole medie a Cusago. Esatto, io. Quindi, non si capisce come mai. Ma soprattutto... Perché c'era informatica. Ah, vabbè. Per quello. Sì, e nel 90, e nel 91 non c'erano molte scuole. Era uno sperimentale. Sì, okay, sì. Come io ho visto fatto tre le scuole superiori con due lingue. Io ho visto tre volte il computer in tre anni. Una volta all'anno. Grande, grandissimo. Ma tu all'elementare usavi il computer? No, non c'erano, non esistevano. Io invece ho fatto in tempo a fare lo usavo a casa mia. Io no, ma comunque ho fatto in tempo a fare informatica elementare. No, l'ho fatta in 86. Ma era una roba tipo pur parler. Cosa facciamo oggi, bambini? Andiamo a vedere il computer. No, così. No, 86 avevo già il Commodore 64 a casa, ma non avevo il computer a scuola. Vabbè, lasciamo perdere, voi borghesi. Vabbè, comunque, sapete perché non vado alla festa di Cusago? Perché? Perché c'è il Luna Park. Ah... Il 3, il 4, il 5, quindi inizia oggi, sta meloniera, potete andare, c'è anche del cibo, come sempre, e quindi va bene così. Per rimanere in zona di feste, ma completamente in un'altra zona, se il tempo regge, almeno questa è la mia speranza per voi, c'è la Notte Bianca nel Parco Sempione. Ho delle amiche che sono infognate male del Parco Sempione, saranno contentissime del fatto che ci sarà una festa. Viste panoramiche dalla Torre Branca e aperitivi. Questo sia sabato che domenica. Una roba interessante, vero? Beh, dai. C'è anche il bar. Esiste qua il bar bianco all'interno del... Penso del proprio di Sempione. Sì. Penso proprio di sì. Poi, con che cosa vuoi che vada avanti? Con quello che hai segnato sul tuo quadernino, scritto in maniera... A proposito di informatica, vedo proprio il foglio elettronico. Io sono analogica. Okay. Allora, c'è una roba che piacerà tantissimi di voi. Pokémon gioca e scambia. Conosco gente invasatissima anche di questo. Sia sabato che domenica, con orari, non ho capito perché, appuntamento alle 15, 16 e 17, ma... o 15 o 16 o 17, sì. In Mondadori, Duomo Milano, avviene questa roba. Perché ci saranno i momenti di scambio, molto probabilmente. Mi viene un'ansia. Una sorta di asta, credo, cioè, nel senso, non so bene come funziona, ma nel senso, cioè, c'è il gruppo delle 15, il gruppo delle 16, il gruppo 17. A me sarà. Viene un'ansia al pensiero che non potete neanche capire. Non perché? So perché, non che so perché ieri per quando ho letto questa roba ho detto Madonna che ansia. Ma perché? Grazie, non so perché mi sono immaginato un capannello di gente di io, ti do questo, tu dai questo, cioè così. Non so come avvengono. Come gli scambi. Fosse un pochettino di contrabbando, no? Ma non si fa dalla Montadori in Piazza del Duomo, esatto. No, dov'è che è? Sì, sì, in Piazza del Duomo. Proprio il posto giusto. Poi dopo si spostano in Rizzoli a un certo orario, non ho capito perché. Come Rizzoli? Boh, alla Rizzoli. Allora, poi c'è una roba. Ma che... la notizia è che c'è ancora una Rizzoli? Forse sì. Un'altra roba. Domani è il 4 maggio. Sì. Star Wars. Ah, è May the First. Esatto. Quindi c'è l'impero compisce ancora il concerto. Bello. Tra l'altro non ho scritto dove. Come? Tanto che mi interessava.
Ah, io ho visto Star Wars, trovo che sia pesantissimo, però so che c'è agli Arcimboldi, infatti voglio dire, c'è un sacco di gente infognata. 4-5 maggio c'è il concerto dell'Impero colpisce ancora. Beh, bello, cavolo. Vuoi andarci? Bah. Cioè, divertiti, bello. Vai. No, beh, insomma, cioè, tutto il... La mela nera, no, sì, il concerto, l'orchestra che fa tutte le musiche dal... Sono tre spettacoli, sabato e due domeniche, cioè uno sabato e due domeniche. Che bello. Poi, allora, c'è questa cosa, mi piacerebbe conoscere qualcuno che ci va. Magari non, non costa neanche tanto, cioè quello, proprio i posti super, super fighi, super... costa 78 euro, cioè non è tanto per un concerto. Scusa, mi è venuta in mente una canzoncina, posso? Vai. Super, super, super girl. È nana che non hai che età. Bello, ma vabbè, non so se scusate. Non è l'età, però fa niente. Fa niente. Adesso Danna c'ha anche una certa età. È nana che non ha certa età. Comunque, a Milano... viene fatta la stecca 3, che immagino sia la stecca dentro in isola, sì. Il primo festival sulla genitorialità. Beh, cosa ti piace? Questo è proprio il tuo 4-5 maggio, però mi piacerebbe che qualcuno ci andasse. Oh nana, che tenera. Nessuno di voi si ricorderà di questo cartone animato? No. Te lo lascio sotto allora. Sì, lasciamelo sotto. Però potrei mettermi a piangere. Comunque c'è il festival sulla genitorialità, ti piacerebbe andarci da ascoltatore? Sì. Che tenerezza. Con i capelli verdi, è vero. Era bellissima, tra l'altro era un bel personaggio. Che senso? Nel senso vabbè, che rispettava i canoni di gusto di chi l'ha disegnata. Ecco il ritornello. Giusto, vedi, è nana che non ha età, l'avevo preso. Vabbè, allora, comunque c'è il festival della genitorialità, ecco, io vorrei tantissimo, e faccio un appello, che qualcuno ci vada e poi ci racconti di che cosa si è parlato. Di che cosa? Di figli, anzi dell'essere genitori si parlerà. Sì, ma magari in una chiave diversa, cioè la chiave moderna. Cioè adottarli, venderli, non lo so, cioè che senso, scambiarli, è come lo scambio dei Pokémon. Hai calpestato un terreno, cioè, minato, so, però, hai capito cosa mi fai con un cane moderno? Cioè, non i lo figli so, sono ma quella... fa niente, cioè, vi prego, andateci, grazie. Ma che è veramente come quello di Pokémon, si scambiano i filtri, io dicevo, guarda, credo. Ce ne ho due, ne ho uno, non no, intanto non si ho alzato il leggero perché non ci vedo. Okay. Poi, scopri in sup i navigli di Milano, oh, il 5 maggio, Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Sì, sì, sono stati qua la settimana scorsa. Cioè, ma sai che paura? Beh, sono Marinai d'Italia. Cioè... Ah, io avrei paurissima di una cosa, non tanto di stare sulla tavola del sup, che molto probabilmente una volta che impari. Insomma, sì. E che se arriva una barchetta ti butta giù e finisci nell'acqua vabbè, del naviglio. Capito, tanto è bassa l'acqua del naviglio in questo periodo. No, ma non è insomma, per quello. È anche pulita. È che fa schifo. Ma va, è pulita. Se non fosse per i cavalli della spesa buttati dentro, ecco, sarebbe pulita. Biciclette, ennesime biciclette. Più che le batterie delle biciclette adesso sono un problema, quelle elettriche. Poi io ho scritto con riserva. Perché con riserva? Perché in realtà questo mi piacerebbe. Allora, l'ospedale De Marchi e il Policlinico, ho scoperto che da qualche anno organizzano una roba molto interessante, che è Giocami. Giocami, sì, ok. È il festival del gioco da tavolo. Bello! Però ho detto, mi piacerebbe andare perché è una cosa che mi piace fare, ma poi sai quanti nerd che ci saranno? E tu tra quelli, perché nel senso... No, io non sono nerd. Comunque dalle 10 alle 18 non so dove. Non so dove, vabbè. Raga, ne ho fatti veloce ieri queste cose. Vabbè. Però ne ho fatti tanti, hai visto? Sì, infatti, magari posso andare meno, ma più... Più ma meno, capito? Allora, vi dico l'ultimo, okay, perché è molto bello il titolo. Va bene. Ed è Bagno Sonoro di campane tibetane per la pulizia e il riallineamento dei chakra. Tu li hai puliti i tuoi chakra? No, perché non sono andata a questo evento il 5 di maggio, che è nel futuro. Ok, cioè, no, quindi io non ci andrò. Andrei a pulirti i chakra? No, poi posso dire una roba, il rumore delle campane di tibetane mi dà un po' fastidio. Ma ti dà fastidio tutto comunque. In compenso invece Adriana ci scrive, bello questo festival.
da genitorialità. Non ho capito quale si riferisse dei vari festival di cui stava parlando. Ho detto forse soltanto quello. No, le campane tibetane non credo. No, no, ho detto soltanto no, sì. Il giocami. No, secondo me il giocami, infatti, secondo me parla di giochi da tavolo, dai. Ma non lo so. Comunque, allora vorrei tanto che qualcuno di voi andasse quantomeno al genitorialità festival, perché mi piacerebbe sapere di che cosa si parla e in che chiave viene visto. Ok. Ok? Va bene. Va bene. Domanda velocissima, non puoi andarci tu per no, capire. No, che... io non no, sono genitore, okay. Che mi cacciano subito. Non credo sia chiuso. Signora, lei è genitore. Cioè, devi portare i figli, sennò ti mandano via. Devi portare le giustificazioni. Chiedo in prestito un figlio a qualcuno. Vedi, vai con dei Pokémon, prendi un figlio e lo porti lì. Comunque, vabbè, beh, Adriana si ci conferma che è infatti il festival dei giochi. Ah, okay, okay. 3317853555. Grazie mille. Grazie a voi per avermi dato questo spazio, come sempre, e vi auguro una buona giornata e speriamo che il tempo quest'oggi sia clemente. Ecco, benissimo. Grazie mille a Eri B con la sua rubrica che ritroviamo settimana prossima. Appunto venerdì prossimo, sempre qui in diretta con gli eventi a settimana a cui non andrà. Settimana prossima, tra me, siamo in piena Civil Week, quindi avrai 1,5 miliardi di eventi. Tra l'altro, tra cui neanche questi farò, perché sono tutta la settimana occupata. Ecco, benissimo, benissimo, anche questi. Va bene, andiamo avanti con la musica. I Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Quindi alzami prima della trivia. Una delle mie canzoni preferite. You Wham con Wake Me Up Before You Go Go alle 7.46 minuti qui oggi in questa puntata di Good Morning Milano, in cui ci sono un bel po' di ospiti, perché oggi continuiamo ad avere ospiti e in questo momento ci colleghiamo con abbiamo sentito la scorsa, vi ricordate? Bovisa Scopoli, associazione della Bovisa Asca, ecco, Guido Giazzi, buongiorno Guido. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora parliamo di Pompieropoli in Bovisasca, una bella iniziativa che ci sarà domenica 5 maggio, ma lascio la parola a te per raccontarci un po' appunto che cosa sarà questa Pompieropoli in Bovisasca. Benissimo, allora questa è una manifestazione organizzata dai Vigili del Fuoco, uh-huh. È una manifestazione che esiste dal 2008, ci dicevano, e ha lo scopo di portare in giro appunto nelle varie città attraverso i Vigili del Fuoco, appunto, una manifestazione per i ragazzi che va dai 3 agli 11 anni. Ok. Che cosa ci sarà? Dici un po'. Ci sono delle stazioni dove i Vigili del Fuoco spiegheranno e soprattutto faranno fare a questi ragazzi una specie di gioco ludico per apprendere appunto la sicurezza e per muoversi al meglio anche nei vari pericoli, ed è molto carina perché ci sono appunto si gioca sia con ci sono dei percorsi guidati attraverso un tunnel, attraverso un asse, oppure dovranno spegnere un fuoco, l'acqua chiaramente, quindi è molto bello. Quindi i vigili spiegheranno che cosa fanno loro, qual è il loro compito, e insegneranno a questi bambini come muoversi anche di fronte a queste cose. È una cosa particolare. Molto interessante, giocosa, perché appunto proprio, essendo fatta poi con organizzata dai Vigili del Fuoco, tutto nella massima sicurezza, parlando di sicurezza, è importantissimo poi portare poi a casa questo bagaglio di sicurezza che si impara durante una manifestazione del genere. Sì, ecco, la cosa poi seria è che al termine di questo percorso questi bambini riceveranno una specie di targa con che per sé sono diventati dei vigili del fuoco in questa giornata particolare, quindi proprio carina come cosa. Prima volta che si fa in Bovisasca o l'avete già fatto? No, è proprio la prima volta. Ah, bene, pensa bene. Che è da circa un anno e mezzo che noi siamo in ballo con i vigili, perché loro hanno un programma molto fitto, quindi bisogna prenotarsi per tempo, perché chiaramente sono chiamate in varie città, in vari luoghi, eccetera. Poi, molto, molto, molto bello, perché arriveranno anche con un'autopompa, e quindi c'è la possibilità anche di visionare come sono fatte queste Solo i bambini, non posso venire anch'io a vedere l'autopompa. Mi sa che entrare nei tunnel così è un po' dura per noi. Ma basta che mi fanno salire sull'autopompa, voglio salire sull'autopompa, voglio schiacciare i pulsanti dell'autopompa. Sì. Ma questo dici sì, bene, sì. Guido, dove sarai, quando sarai, come funziona? Allora, dunque sarà domenica 5, inizia alle 10 e termina alle 5, e il luogo si chiama in via Ceva, dove c'è un
c'è una specie di spiazzo, c'è un, okay. c'è un mercato apposta e viene lasciato libero proprio per noi questo giorno okay. di festa e noi potremo sbizzarrirci su quello. Non solo, c'è da dire questo, che durante questa giornata ci saranno anche una mostra di fermodellismo, si chiama così perché ho imparato adesso a dirlo, non ferromodellismo, ma fermodellismo, okay. dove ci saranno dei plastici con dei trenini che organizzati da un club apposito, che chiaramente questo sarà molto bello perché questi trenini saranno, si possono vedere con tutti gli scambi, si muovono, è proprio particolare. Mi stai dicendo che devo venire, poche parole, cioè se mi metti i pompieri, le sirene e i trenini insieme, io non posso che non venire. Ma abbiamo ancora un altro carico da usare perché alle 5 al termine ci sarà un gruppo folk dei Reum che hanno già suonato da noi, che è un grande successo, che inviteranno la gente a cantare, a ballare, eccetera. Quindi dai. Che è una giornata piena di cose particolari. E allora, ripetiamolo bene appunto, dov'è, com'è, come funziona? Poi bisogna prenotarsi, si può venire lì, come funziona? Perché ormai è tutto un po' complicato. Questo. Si può venire lì liberamente. Questo percorso può durare un quarto d'ora, 20 minuti, quindi è una cosa abbastanza simpatica, non prevede un sacco di tempo. Speriamo solo che il tempo sia buono, visto che ultimamente ha fatto un po' le pizze, ma sì, dovrebbe tenere. Dovrebbe tenere, allora, speriamo, dai. Sì, allora ripeto il tutto, domenica 5, dalle 10 alle 5, il luogo si chiama Via Ceva, esattamente, che è nella zona nord di Milano, sì. E ci tengo a dirlo che non è fatto solo per i ragazzi della nostra zona, possono venire tutti. Noi abbiamo cercato di pubblicizzarla in tutta Milano, perché penso sia una cosa particolare, che valga la pena. Vostra zona, che però abbiamo imparato a conoscere, pian pianino stiamo imparando a conoscere in queste settimane, anche grazie appunto a voi e soprattutto anche al vostro gioco, no? Al Bovisa Scopoli, come sta andando il gioco? Certo. Qui in redazione ormai sono dei tornei, ve lo dico. Cioè... Bene, io sono arrivato ultimo, cioè, non ne sapevo una alla fine, pensavo di saperle tutte, invece non ne sapevo una, pensa te. Le domande erano molto difficili, è vero, abbiamo picchiato duro questa volta. Sì. Quindi ci vediamo allora, dicevi appunto il 5 maggio dalle 10 del mattino, si può venire appunto tutta la giornata, dicevi fino alle 5 certo, più o meno? Certo, sì, esatto. E poi c'è anche un concerto dopo, ho capito bene? E dopo alle 5 c'è questo concerto di musica folk dove si balla, è proprio fatto per quando i vigili del fuoco li aiuteremo a togliere il tutto, noi lo spiazzo lo useremo per ballare. Beh, allora insomma, davvero una grande giornata di festa in Bovisasca, dove possiamo trovare magari qualche informazione in più? C'è il vostro sito, la vostra pagina Facebook, come funziona? Allora, c'è il sito, perché noi facciamo okay. parte di un'associazione che si chiama Associazione Cittadini Bovisasca, okay. e il sito è chiaramente www.associazionecittadinibovisasca.org e si trova sul sito, c'è anche Facebook e tutte le altre informazioni. Okay. Associazione Cittadini Bovisasca. Grazie Guido, allora dai, buona manifestazione, salutami tutti gli amici dell'associazione. Buona giornata e speriamo di vederci, allora. A presto. Grazie mille ancora, appunto andate in Bovisasca questo domenica, ma domenica 5 maggio, Pompiropoli, insomma, per bambini, ragazzi, non solo da Bovisasca, appunto, di tutta la città e anche oltre, tanto è facile arrivare in Bovisasca, è semplicissimo. Si va con la musica, poi giornale radio e poi torniamo qua con i nostri ospiti di giornata, Silvia Gatti che vedo già al di là del vetro e poi andiamo avanti tutta la mattinata con Crystal Radio. Amy Stewart con Friends alle 8.08, questa è la Crystal History di oggi venerdì 3 maggio, buongiorno ancora a tutti voi che siete in ascolto, perché adesso inizia il momento quello dove raccontiamo le storie belle, ovviamente non lo faccio da solo, anzi lo faccio insieme alla mia super radio gattona Silvia Gatti. Mamma mia, buongiorno Silvia. Che presentazione, proprio oggi dovevamo sgarrare così, vabbè, buongiorno a tutti e a tutte. Perché bravissima? Perché proprio oggi? Silvia Gatti, che quanti anni hai, Silvia? Non si chiede, ecco. Quanto pesi? Quanto sei alto, eccetera. Questa perché? Bellissima introduzione è perché abbiamo al telefono una etiquette trainer certificata. Lei è Elisa Motterle. Buongiorno, Elisa.
Buongiorno Silvia, buongiorno Fabio. Buongiorno. Noi abbiamo paura, Elisa, lo io sa. Io sto zitto, adesso io mi chiudo il microfono. Mi chiudo il microfono e non parlo più. No, assolutamente, no, davvero. Non lo so perché mi capita spesso quando così conosco quando conosco qualcuno, così magari soprattutto in contesti non lavorativi, quindi poi buttano lì, ma so di che ti occupi nella vita, dico di Galateo e io vedo la gente che si piancia. Ma è proprio così, Elisa. Non è nella mia attitudine di giudicare, no, ecco, anzi, io mi sono data proprio l'obiettivo di svecchiarlo il Galateo e togliere questa idea che se uno si occupa di Galateo allora deve essere la signorina Rottermeier. Anche se il suo mito è la regina Elisabetta II, diciamolo. Beh sì, io la considero il mio spirito guida ormai, prima quando era in vita la consideravo la mia nonna spirituale, ma io l'ammiro tanto per il suo, cioè comunque è una persona nel privato estremamente gioviale, amichevole, semplicemente aveva la consapevolezza del suo ruolo. A proposito di consapevolezza di ruoli, gliela butto lì così, una mia curiosità, che cosa ne pensa di Meghan Markle? Prima, Rigo, allora, io devo dire che quando ancora in tempi non sospetti, diciamo, il principe Harry aveva annunciato il fidanzamento, avevo pensato, un'americana a corte, secondo me ci sono nubi all'orizzonte. Ovviamente non avrei mai immaginato poi insomma degli sviluppi futuri, però diciamo che soprattutto io non ho niente contro Meghan Markle, ci mancherebbe, anzi penso che lei avrebbe potuto essere un ottimo asset, ci aveva provato, ci aveva anche provato in qualche modo, sembra diciamo che non portano bene gli americani a corte dei Windsor. Allora un po' tutti abbiamo pensato forse al precedente di Wally Simpson, che non aveva portato esattamente bene, però c'è da dire che è proprio una questione di cultura anche, cioè io cerco sempre di far capire che il Galateo non è semplicemente un insieme di regole così che rimangono sempre uguali a se stesso, ma che è molto intrecciato anche a temi davvero socioculturali. Ecco, Elisa mi ha dato un asset importante, appunto, ma perché il Galateo non è assoluto in tutte le nostre culture, cioè immagino che ogni cultura va al suo a questo punto, giusto? No, assolutamente, esatto, cioè il Galateo è sempre relativo a un'epoca storica, quindi banalmente se io prendo anche un Galateo italiano, ma anche senza andare troppo indietro, anche solo degli anni 60-70 del secolo scorso, ci leggo dentro delle cose che a vederle oggi non vanno più bene, ma perché? Sì. Perché la società è cambiata e così vale lo stesso discorso da un punto di vista geografico, quindi quello che è educato qui non è necessariamente educato in altri contesti. Certo. Vogliamo anche dire un po' i suoi clienti, tipo lei fa dei corsi, giusto, di bon ton ed etichetta di Galateo, possiamo dire così, si rivolge a gruppi o a singoli o a entrambi? Ma soprattutto chi sono? Chi sono queste persone che chiedono, queste aziende, non lo so. Sì, allora io ho dei corsi online che sono dedicati ai privati, poi non so, a volte so che c'è chi li fa magari in gruppo, mamma e figlia o sorelle, amiche che decidono di seguirli in gruppo e quindi, però ecco, sono dei corsi on demand per cui io poi non ho un'interazione abbastanza limitata con chi partecipa, poi naturalmente ci sono dei gruppi di Telegram dove si possono fare domande e chiacchierare. Però ecco, qua ho dei ricordi, diciamo, di quando facevo molti più corsi dal vivo per i privati, diciamo, durante il Covid in particolare, e sono in particolare signore signore che hanno, diciamo, non giovanissime, cioè non dai 15 ai 25, quindi diciamo dai 25 anni in su, e che hanno delle posizioni lavorative spesso di responsabilità, magari in ambienti piuttosto formali, tante mediche, tante avvocatesse, notaie, imprenditrici, e che quindi hanno bisogno, magari anche per questioni lavorative, si muovono in ambienti di un certo livello e hanno bisogno di
come dire, raffinare o di sentirsi più sicure su determinati aspetti. Per quanto riguarda le aziende, che sono in realtà il, così, la maggior parte del mio lavoro poi nel quotidiano, sì. Io ho una storia professionale alle spalle nel mondo del lusso, quindi i miei primissimi clienti sono state aziende del lusso, sì. Con le quali lavoro per la formazione, per esempio, dei team di client service, dei team che stanno in boutique, quindi team retail, diciamo. E in realtà però negli ultimi paio d'anni sto lavorando anche con aziende che provengono da settori molto diversi, diciamo che dopo il lusso vero e proprio che tutti ci possiamo immaginare, la moda, la gioielleria eccetera, sì? I clienti successivi sono stati banche, assicurazioni, quindi diciamo contesti sempre piuttosto formali e che vendono servizi ad alto valore aggiunto, mettiamola così. Chiaro. Adesso in realtà sto lavorando anche con aziende che non hanno, cioè, per dire, aziende dell'industria pesante, acciaierie, voglio dire. È diverso, attenzione, si sta, ci sono dei cambiamenti. Ci sono dei cambiamenti, penso che si stia un po' rivalutando anche proprio con il fatto che stiamo tornando in presenza dopo anni, insomma, di grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, si sta un po' rivalutando la capacità delle persone di collaborare, di creare un clima piacevole, naturalmente. La business etichetta, ovvero il galateo applicato al business, in tutto questo gioca un grande ruolo. Certo. Ecco, Elisa, mi spiace dirti che la radio non è né bon ton né cortesia, perché poi ogni tanto dobbiamo entrare noi, a gamba Elisa. Tesa così, perché appunto poi ci sono anche le canzoni tra le nostre chiacchiere, quindi dobbiamo mettere un brano, ma continuiamo. Anzi, mi hai aperto poi comunque una domanda che mi ero fatta qualche giorno fa. Passavo casualmente per Monte Napoleone a fare acquisti, come tu? Tutti io. Sì, sì, ma smettila. No, veramente, passavo per caso, appunto, ecco, Napoleone, e ho visto dentro questi negozi il personale che, cioè, non puoi dire, non è la commessa, cioè non è quella roba lì, cioè, è tutto un altro. E sì, mi sono chiesto che chissà come fanno a prepararsi, a essere preparati per un mondo che appunto non è fare la commessa in un qualsiasi altro negozio, è proprio un mondo a parte. Vedi, adesso mi ha dato la risposta Elisa, grazie, perché mi chiedevo appunto questo. Ci fermiamo un attimo con un po' di musica, o meglio 2 minuti di canzone con Gaia, e poi torniamo ancora qui con Elisa Motterle, parliamo di bon ton, galateo, ma poi abbiamo, e di tutte le domande, e di tutti gli errori che facciamo. Infatti, sì. E ne sono tantissimi. Gaia con Dea Saffica, le 8:19 minuti, ancora qui con Elisa Motterle, grazie di essere collegata con noi, grazie a te, Silvia Gatti, ti ricordi? Sì, più o meno. Grazie Silvia per averci portato appunto Elisa qui, Elisa Motterle, per raccontare un po' appunto quello che stiamo dicendo, il mondo del bon ton, del galateo, mondo in cui si fanno anche tanti errori però. Assolutamente, innanzitutto Elisa Motterle, etiquette trainer certificata, parleremo poi anche di questo, come si arriva a fare le cose sul serio, non a dire bon ton, è un lavoro vero e proprio, con un tipo di clientela che sta variando, dicevamo prima della pausa musicale, dagli ambienti di lusso, dalle aziende che vendono lusso e hanno a che fare con persone di lusso, chiamiamole così, anche se poi più sono vestiti a volte di lusso, più poi vabbè. È vero, Elisa. Questa è un'altra storia. È un'altra storia, ne parleremo magari dopo, tocchiamo l'argomento. Ha clientela molto più, vogliamo dire, semplice, mi passate il termine, o comunque che nessuno si aspetterebbe. Elisa, allora, stavamo parlando di bon ton. Il termine è semplice, molto più pop, come sono pop, ad esempio popolare. Alcuni dei libri che ha scritto anche Elisa Motterle. Quindi, cioè, usa quel termine pop, usiamolo anche noi. Abbiamo parlato però di etichetta applicata al business, al lavoro, ma si applica ovviamente anche negli inviti, alle cene, ai vernissage, scusi Elisa, volevo usare la parola vernissage, agli aperiti, se no non la uso più come cabaret, ecco, ce ne può parlare, che cosa bisogna fare quando banalmente si è invitati dalla suocera o quando per esempio si è invitati dal capo, così. Vediamo un po' che cosa si fa allora, a fare.
facciamo subito un punto per dire che essere educati non vuol dire a tutti i costi essere formali, cioè uno si immagina appunto, no, l'educazione come una cosa da riservare alle occasioni, appunto devo andare a cena dal capo, allora sì, oppure sono educato o allora mi vesto in giacca e cravatta eccetera, no, cioè l'educazione si può essere educati anche in tuta da ginnastica quando si va a portare giù il cane, certo. E in quel caso basta tirare su quello che il cane produce, ecco, per dire. Quindi, milanesi, quindi, esatto, che è tema presente a Milano. E per quanto riguarda gli inviti, la prima cosa sulla quale interrogarsi è proprio quella di qual è il livello di formalità di questo invito, perché se si tratta di un'occasione formale, allora, per esempio, non so, il capo, ma magari neanche il capo mio, ecco, il super capo di mio marito, su, che è una persona su, che magari io non conosco tanto, ci invita alla cena perché c'è, non lo so, i 10 anni dell'azienda, ecco che quella è un'occasione un pochino formale nella quale io mi comporterò diversamente che la domenica quando vado a pranzo dalla suocera, perché dalla suocera ho un rapporto molto più familiare per il quale le posso dire, senti Maria, ma... domenica veniamo a pranzo, cosa faccio? Ti porto un dessert, vuoi che preparo qualcosa, ecco, porto il vino. Sì, questo si fa, non è maleducazione questo, proporre e portare. Assolutamente no, anzi. Certo, se, se sei in confidenza, anzi è ovvio che se io vado a pranzo, non lo so, magari da, appunto dal capo di mio marito che si è appena trasferito in Italia, magari fa questa cena per inaugurare la nuova casa, io lui non l'ho mai visto, la moglie men che meno, non è che posso tirare sul telefono e dire uè, allora cosa vi porto? Faccio bene la parmigiana, posso portarla? No, non va bene, esatto, non si può fare. Quindi sto volando. In quel caso... In quel caso non si porta né il vino né il dessert, ma perché? Perché il vino e il dessert fanno in qualche modo parte del menù, quindi se, siccome in teoria anche chi riceve, quindi il padrone di casa, se io porto un vino dovrebbe aprirlo, se io porto un dessert dovrebbe offrirlo, condividerlo, io diciamo che mi impongo in qualche modo magari su una cena che loro hanno già in qualche modo strutturato. Certo. E, cosa si porta alla padrona di casa, per esempio? Per porta esempio qualcosa? Si può portare, allora il dono più passepartout sono dei dolcetti, quindi possono essere dei cioccolatini, delle praline, pensiamo a dei macaron, delle gelatine di frutta, Il marron glacé se è stagione, quindi un dolcetto, perché di solito comunque il dolce ha anche un messaggio positivo, cioè ti sto regalando una cosa dolce, beh certo, no? Proprio anche psicologicamente ti regalo una cosa, perché si dà anche la caramella ai bambini dopo che non lo so, sono ecco fatti bravi quello. Dal dottore, sì. Ma perché il dolce per noi umani ha un proprio psicologicamente ci genera una sensazione piacevole nel 99,9% di noi, poi certo c'è sempre la mosca bianca, a me i dolci non piacciono, però in generale c'è sempre il diabetico che non può. E infatti Elisa, arriviamo a casa, no? Portiamo il dolce, la padrona di casa un po' sono diabetica, sono a dieta. Ha sbagliato la padrona di casa. Sono intollerante al lattosio. Ha sbagliato però la non padrona si dice. Di casa, cioè, nel senso che, allora ha detto che appunto noi porteremo, nel caso cui non conosciamo bene i padroni di casa, porteremo dei cioccolatini, dei marron glacé, eccetera, dei dolci che si possono mangiare dopo cena, quindi che non vanno non sono la torta, ma sono un qualcosa che ne mangio uno prendendo il caffè. Certo. E quindi in quel contesto nessuno se ne accorge neanche se la padrona di casa non ne prende uno. Ho capito. Se invece lei a sottolineare, ma io non bisogna, sono cioè, esatto. Per... ecco, no, che fai le cafona. Sì, sì, sì. Scusa. No, le diete ecco non sono una cosa da menzionare, ma per non mettere gli altri in imbarazzo e in difficoltà, diciamo che un po' il senso del Galateo è proprio quello di come dire, cercare di rendere più scorrevoli le interazioni sociali, non di complicarle. Però Elisa, mi spieghi un attimo allora, come mai però invece noi a volte ci troviamo quasi più in imbarazzo a mettere in atto il Galateo piuttosto che a non metterlo in atto? Cioè, è quello, è una roba strana per noi, come mai ci mette così ansia il Galateo e il bon ton? Ti senti fuori luogo a volte, no? Cioè, siamo così rozzi nel nostro essere.
da una parte, appunto, perché c'è un po' questa falsa credenza che galateo voglia dire essere formali. Quindi okay. Io non è che quando dico, cioè, non, per esempio, salutiamo, eccetera, non è che vuol dire che io vedo il mio vicino di casa, buongiorno messere. Mi piacerebbe. Anche a me, io tornerei al voi anche volentieri. Cioè, comunque. Ah no, ma certo, quello anch'io assolutamente. Ecco. Oppure esatto, questo è un tema interessantissimo, il fatto per esempio del lei o del chiamare signora. A me capita di dare, appunto, di dire signora, ma poi, non lo so, mi rivolgo a qualche donna, sì, chiamandola signora, e la risposta è, ma io non sono vecchia. Sono una e di quelle, è, lo ammetto. Ne ho qua una di fianco, ne ho qua una di fianco. Non è una questione di età. Di età, è vero, è vero. È una questione di rispetto. Di formalità. Lei, sì, a meno sì, che uno non sia proprio ragazzino, certo, cioè, minorenne, diciamo, sì, no, sì, anche sì, dare del lei è semplicemente una forma di rispetto, non ha nulla a che vedere con l'età, sì, e questo è uno dei miti che io mi sono proposta di sfatare quando ho iniziato a fare questo lavoro, ovvero facciamo passare di moda questa idea che il galateo è una roba vecchia che serve solo se vai veramente a prendere il tè con la regina Elisabetta e che nella vita quotidiana non serve. Non è così, sì, il galateo non vuol dire essere ingessati, rigidi, certo la formalità in certi contesti secondo me ci vuole, ma in tanti contesti io posso essere perfettamente educata e dire bella zia, sono con i miei amici, allora, e il nostro il codice di linguaggio, quello va benissimo. Va benissimo, sì. Allora Elisa, le do dandoli del lei, devo un attimo interromperla ancora per un po' di musica e poi andiamo avanti ancora con appunto Elisa Motterla è collegata con noi e con Silvia Gatti. Non qui ti con ricordi noi. Oggi? No, eh? No, volevo darti del voi, ma non potevo. Cioè, volevo poi, non riuscivo, non riuscivo a metterlo nella frase. Andiamo avanti con la musica, piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora qui a parlare di Bonton e galateo. E adesso è Ivan Graziani con Agnese. The Beatles con Drive My Car, insomma loro non erano proprio famosi per il loro bon ton ed educazione, ma nonostante questo furono insigniti comunque il titolo di baronetto. Sì, sì. Noi che non possiamo aspirare a fare la grande musica dei Beatles, se vogliamo dobbiamo invece imparare il bon ton e il galateo. Una minima, una Fabio, minima forse sì. Sì, forse e per sì, fortuna al telefono con noi c'è Elisa Motterla, etiquette trainer certificata, ancora grazie. E mi piace ripetere il suo titolo perché non stiamo parlando a caso di buone maniere. Elisa, come si arriva ad essere etiquette trainer certificate? Beh, diciamo che c'è dietro un percorso di studi, sì, ma mi viene da dire anche di vita, nel senso che io per tanti anni, io mi sono laureata in storia dell'arte, mm-hmm, e con una specializzazione in iconografia, quindi quello che mi ha sempre appassionato sono proprio i linguaggi, e infatti la mia laurea riguarda proprio i messaggi nascosti nei quadri, mettiamola così. Dopodiché in realtà per tantissimi anni ho lavorato nel mondo del lusso ed è stato lì, ho lavorato per i più grandi gruppi mondiali di questo settore ed è stato proprio lì che mi sono proprio resa conto che in realtà oggi il lusso non è più un oggetto, ma uh-huh, è più un modo di fare, un sapersi comportare, uh-huh, perché come diceva anche prima Fabio, spesso no, quelli che sono meglio vestiti poi sono i peggio, tra virgolette, da un punto di vista di maniere. E quindi io in realtà avevo un ottimo lavoro nel mondo del lusso, facevo la manager e stavo anche bene, però avevo comunque desiderio di fare qualcosa di mio e ho fatto un piano. E quindi sono andata a Londra, sì, dove mi sono specializzata in business etiquette proprio perché il mio obiettivo era lavorare soprattutto con le aziende. E dopodiché negli anni successivi ho preso un diploma di maggiordomo perché mi affascinava anche molto la dimensione, diciamo, più domestica, sì, delle buone maniere, tutti quelli che sono i lavori di servizio, quindi tutto quello che poi si può servire per fare training anche nel settore dell'hospitality. E infine ho passato varie estati della mia vita in Svizzera, dove in realtà esistono queste finishing school, che erano un po' i collegi delle signorine bene di una volta, che insegnavano tutte così tutte quelle piccole cose che servono per muoversi in società. E quindi ho preso un diploma anche lì, nell'ultima finishing school che esiste ancora, che è ancora attiva, perché poi, ahimè, forse sono un po' anacronistiche, fatto sta che un po' alla volta hanno chiuso tutte quante.
La Finishing School a Montreux, dicevamo, giusto? È l'unica rimasta sì, al mondo? Questa è l'unica rimasta. Ce n'erano tante, erano tutte concentrate nell'area di Losanna, perché comunque è la Svizzera francofona, quindi sappiamo che il francese è sempre stato considerato, insomma, oltre che la lingua della diplomazia, ma anche la lingua dei circoli sociali più elevati, quindi c'era un po' questo vantaggio. Si dice bon ton in francese, infatti. Francesismo. Etichette scritto alla francese, quindi è quello. Comunque, meno male che a Montreux, perché Silvia Gatti voleva dire Montreux con quella bellissima R, infatti. Cioè, se era Losanna non l'avrebbe neanche citata. No, infatti. Immaginavo. Queste scuole sono... questa scuola è frequentata da chi, Elisa? Chi sono, infatti? Chi va a queste scuole? Ma ovviamente il pubblico è molto cambiato nel corso degli anni. Questa scuola esiste dagli anni 50 e mentre una volta magari erano le ragazze delle famiglie bene... dell'alta, per esempio anche Lady Diana, quando è iniziato a frequentare Carlo, è stata spedita immediatamente dal padre stato Brigamon, a un'altra finishing school che adesso ha chiuso proprio perché come dire, aveva bisogno di raffinarsi in vista del matrimonio reale. Oggi invece chi frequenta queste scuole sono donne che vengono da tutto il mondo, con una decisa prevalenza da paesi extraeuropei, quindi per esempio la Cina, per esempio l'India. Elisa? Abbiamo perso Elisa. Abbiamo perso il collegamento con Elisa? Abbiamo perso il collegamento con Elisa. Allora pronto? Adesso mandiamo, mandiamo una canzone e riprendiamo subito. Di riprenderlo immediatamente. A bientôt, a fra poco, a presto. Meghan Trainor con Mother alle 8.41 qui su Cristian Radio. Good morning Milano, 331-7853-555 il nostro numero di WhatsApp, a cui è arrivato uno WhatsApp di Nello che dice: come dice Montreux la Gatti non lo dice nessuno. Nello, grazie, poi ne parliamo. Abbiamo ripreso il collegamento con Elisa Motter, l'etiquette trainer certificata, che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi telefonicamente questa mattina. Elisa, riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato. Parlavamo di queste scuole che sono concentrate soprattutto nella Svizzera francese, che negli anni hanno sicuramente perso di popolarità. Non ci sono più le signorine per bene che dagli anni 50 venivano spedite direttamente, ma anche persone un po' più, vogliamo dire, comuni, anche extraeuropee. Sì, cioè oggi diciamo che la grandissima maggioranza delle studentesse sono poi persone che hanno magari già fatto carriera e che si trovano magari appunto a lavorare in grosse realtà con ruoli di responsabilità dove, come dire, nei quali è richiesto anche di avere appunto una certa padronanza di, per esempio, banalmente le maniere della tavola, perché se io lavoro a certi livelli è normale che io vada a pranzo con i clienti, con gli azionisti, quindi ci sono tante persone che hanno proprio una carriera professionale molto importante alle spalle, ruoli dirigenziali, e che vogliono aggiungere alle loro indubbie ovviamente capacità professionali anche così un po' di savoir-faire. E appunto finishing, secondo me, è una parola molto bella, perché in italiano non è così bella, viene definita come rifinitura, ma come dire, è proprio il dare una lucidata, è un rifinire, sì, è proprio rende molto i puntini sulle i. Sì, rende molto. Beh, migliora anche le capacità relazionali e sociali poi di queste persone, comunque riescono in qualsiasi contesto a trovare il modo giusto di essere inserite in quel contesto. Capire poi quale bicchiere usare dei tre o quale posata usare fra le sette, ad esempio. assolutamente, ma credo che ciò che diceva Fabio sia il vero cuore, perché poi insomma le posate, i bicchieri possiamo impararlo tutti, sono dei tecnicismi, e poi insomma quante volte nella vita ci capiterà mai di trovarci, cioè il mondo in generale sta diventando sempre più casual e quindi mi è capitato recentemente di mangiare in un ristorante stellato e non c'era la tovaglia, per dire. Questo trend sta arrivando Dopodiché è interessante anche, Elisa, interessante anche il fatto che se ha fatto quel tipo di scuola di finitura, molto meno in contesti formali in cui molti altri invece non l'hanno fatta. Tu risulti anche insomma di un certo livello, oltretutto, cioè fai vedere veramente, cioè io mi immagino, cioè io lo consiglio a questo punto, se sei veramente un imprenditore, una dirigente d'azienda, cioè se devi fare relazioni con altri che magari insomma non hanno fatto quel tipo di percorso, ancora meglio secondo me, cioè, se tu lo fai.
Sì, ti distingui. Sì, diciamo che ti distingui. Penso che il grande vantaggio del fare queste scuole è che poi ti consentono di sentirti a tuo agio in qualunque situazione. Quando siamo a nostro agio possiamo dare il meglio di noi, perché sì, se io vado, non lo so, a una cena di lavoro e passo metà della mia memoria mentale impegnata perché oddio che forchetta uso, oddio adesso cosa devo fare, devo prima prendere il tovagliolo, cioè è ovvio che questa è una distrazione che non mi consente di essere al 100% concentrato sul mio lavoro, ecco. Bisogna appunto anche specificare quindi cosa non è il galateo, cioè non deve essere visto come qualcosa di ingessato che mette magari in imbarazzo anche i commensali, perché bisogna anche modificarsi a seconda del contesto dove ci si trova. Vi faccio un esempio, sono uscita con un ragazzo tempo fa, non me lo ricordo più. Senta Elisa, adesso la faccio venir meno. Questo ragazzo ha assaggiato il vino che ci è stato portato a tavola. Sì. Ha cominciato ad elencare le sue sapienti, diciamo così, le nozioni, ecco, e la cameriera era imbarazzata, io ero imbarazzata, perché ci sentivamo praticamente ad un corso di sommelier, era del tutto fuori. Elisa, sa cosa ha fatto questo ragazzo? Ha assaggiato il vino e ha fatto una mossa che poi ho scoperto che in realtà si fa proprio nei contesti dove si assaggia, non a cena. Ha fatto, Elisa, scusi, le chiedo scusa, ha fatto come Hannibal Lecter prima di mangiare il piatto di fave con un buon Chianti e il fegato. Io ero scioccata, penso di essere caduta dalla sedia. Lui voleva fare quello chic, il degustatore di vini. Non era quello il contesto. Ma eravamo, guardi, poi me la sono bevuta tutta la bottiglia, Elisa, perché così poi mi sono ripresa. Credo, per dimenticare. Elisa, cioè, e soprattutto quando ho finito la bottiglia non l'ho messa a testa in giù nel cestello. Questo non si fa, vero Elisa? Verissimo. Ecco. Però ecco, questo è proprio un ottimo esempio di che cosa non è il galateo. Cioè il galateo, proprio dovendolo dire in due parole, è mettere gli altri a proprio agio, punto. Che bello, proprio e il contrario. Seconda battuta, in seconda battuta è anche sentirci noi a nostro agio, se possibile. Assolutamente. E se si sbaglia, si può chiedere scusa. Non siamo tutti perfetti. Certo, cioè, poi, non... Allora, io lo dico sempre, non salviamo vite umane. A me piace dire il galateo salverà il mondo, poi aggiungo anche, se per caso non lo salverà, almeno lo renderà un po' più bello. Brava, un po' più piacevole. Che bello, sì. Però sì, ecco, non stiamo operando a cuore aperto. Se uno sbaglia, chiede scusa e non muore nessuno, ecco. Però questo uso della propria sapienza per mettere a disagio gli altri è veramente l'opposto di quello che è il galateo. In realtà una massima stoica che però a me piace tanto applicare nel galateo è severi con noi stessi, tolleranti con gli altri. Sono d'accordo, bravissima. Elisa, lei ha scritto anche, l'ultimo libro è Bon Ton Pop in situazioni lavorative, ce ne vuole parlare? Sì, ho dedicato questo libro alla business etiquette proprio perché nel mondo del lavoro, secondo me, il galateo è ancora più necessario, perché se nella vita privata io mi scelgo come passare il mio tempo, bene o male, i miei amici li scelgo per affinità, quindi a me piace andare a fare le grigliate in pantaloncini e canottiera, troverò altri amici a cui piace fare le grigliate in pantaloncini e canottiera. Invece mi piace andare alle feste da ballo con l'uomo, con il frac, e troverò gente a cui piace quella roba lì. Elisa, in quale dei due contesti la troviamo più facilmente? Lei invece la troviamo più facilmente? Elisa, in quale contesto dei due la troviamo facilmente? Io adoro le feste in costume, ai balli al Carnevale di Venezia, però la domenica mi trovate, io ho due bambini, ho due cani, quindi mi trovate sicuramente più di frequente a fare le grigliate. Che bello, che bello. Quindi ha voluto comunque concentrare... Ho pensato di dedicare un libro al lavoro perché sul lavoro ci troviamo spesso ad avere a che fare con persone che nella vita privata non sceglieremmo mai di frequentare. No. Quindi diventa ancora più importante darsi una base comune di buone maniere per interagire in maniera
proficua, mm-hmm. anche perché sei tutti lì non per piacere personale, insomma, ma per lavorare, magari certo. anche un pochino di sì. sì, ma proprio per lavorare. E poi ho pensato che in realtà ci sono un sacco di regole non scritte, che in verità adesso ho scritto, proprio perché qualcuno doveva farlo. Ti insegna, no, perché anch'io stessa, che ho lavorato sì? tanti anni in grandi aziende, l'ho imparate a lacrime e sangue, cioè nessuno ti spiega come si scrive un'email, però poi ti cazzano se non la scrivi bene. Quanta verità, mamma. Posso fare una domanda fuori contesto, cioè proprio le mail? Sabio, no, per le mail, Quel spero che questo messaggio ti trovi bene, lo possiamo dire che non serve a niente oppure serve? No, perché io non lo sopporto, Elisa. Perché è forzato. È un po' come il come stai per strada, no? Quando incontri una conoscenza e ti dice ciao, come stai? Allora non ti stanno chiedendo veramente come stai. È un conveniente, è una formula, cioè è come il pronto al telefono, sì. cioè, è una formula fissa per dirti guarda, è una cortesia, metto una specie di cuscinetto tra virgolette tra il mio saluto e quello che ti voglio dire veramente. Secondo me un po' anche lì dipende, ti sto mandando la 14ª mail della giornata, non è che ti scrivo spero che la mail ti trovi bene. Basta. Invece non ti sento da 2 mesi, ma magari te lo dico, non occorre usare una formula fissa, si può anche dire spero che tu stia bene, come stai, tutto bene, però è proprio un modo per avere un mini cuscinetto, ecco, e non buttarsi a pesce sull'argomento oggetto della mail. Quindi bon ton pop al lavoro, giusto? Questo è il titolo, 80 consigli di business etiquette, giusto? Lo troviamo praticamente ovunque, da quanto vedo. Cioè. Sì, in libreria, online, sì, è uscito da poco, quindi insomma è già nelle librerie. Ecco. Perfetto. Dove la possiamo seguire per aggraziarci un po' di più? Lei ha il profilo Instagram, abbiamo detto, il canale YouTube e anche LinkedIn. Sì, quindi... Silvia, va che lei fa dei come non fa i miracoli, cioè non è che può aggraziarci più di tanto. Ma cioè... guarda Fabio, appena andiamo fuori onda. ecco. Elisa, quindi la possiamo seguire comodamente e leggeremo il suo libro perché ce n'è tanto di bisogno, vero sì, Fabio? Sì, Un ultimo consiglio, quando abbiamo ospiti che non si levano dalle scatoline in casa, che si fa? Io li caccio. No, Fabio, dai, ho capito, su. A un certo punto. Okay. Che si fa, Elisa? Allora, dipende anche lì da qual è il grado di confidenza, cioè se è mia sorella, se è la mia migliore amica, io lo posso anche dire. Si è fatta ragazzi, una certa. Ecco. Scusatemi, sono distrutta, io devo andare a dormire. Andiamo tutti. Via. Però c'è da dire che attenzione, cioè l'ospitalità è comunque una cosa che dai tempi della Bibbia è proprio circondata da un alone sacro. Quindi sì. quello di invitare gli ospiti ad andarsene rimane tutt'oggi un forte tabù, soprattutto con persone che non conosciamo. Sì. Immaginiamo il famoso capo che magari abbiamo invitato a cena e che si piazza lì sul divano Mamma e non accenna mia. Volersene andare. Io poi adoro i divani, quindi mi piazzo. Ecco. Allora, un modo per... cioè, ci sono un po' di strategie che si possono provare, ovviamente nessuna ha la garanzia di successo 100%, ma la prima è quella di... allora, è evidentemente escluso iniziare a mettere i piatti in lavastoviglie, iniziare ad abbassare un po' le luci oppure a rialzarle. Tirare giù le tapparelle non ma è Fabio, un buon... ti prego, esci di qui. No. Quello è un po'... troppo. È creepy. Ok, no. Simulare un malore non va bene. Fabio, diciamo che funziona, però poi non va bene. Compromette un po'. Scusi, Elisa, mi scusi, Elisa, guardi, chiedo scusa io per Fabio. Ci mancherebbe. Quindi devo iniziare un bel po' prima. Sì. Se voglio cacciarli di casa, essendo lento, cioè è un Fabio, lento ma non ci viene più nessuno logorio. Da te, ok? Magari, ecco, sempre piena quella casa invece. E vedevo invece in un video su Instagram di Elisa offrire la tisana, una cosa carina, sì. giusto? Sì, allora ovviamente il rischio è che dall'altra parte non si comprenda. Ecco. E quindi sì, fammi la tisana. Fammi la tisana, va. Un'altra ora per infatti. Farla raffreddare. Ecco, ma è una gioia. Io però, pensate che ho un amico che si porta la tisana da casa, non sto scherzando. Francesco De Molfetta si porta la tisana da casa quando viene a casa mia. Lo salutiamo a questo punto, visto che hai fatto nomi e cognomi. Sei maleducato comunque, te lo posso dire. No, però lui... ecco, diciamo anche sì. che l'educazione è un po' come il balzo e funziona meglio se tutti e due fanno i passi. Non no, so come dire. Io voglio una maglietta con questa frase, Elisa, adesso. Come il valzer troppo veramente no,
nel senso che allora sia l'ospite che il padrone di casa hanno tutti e due degli obblighi, cioè degli obblighi, dei doveri, diciamo, e anche l'ospite, cioè l'ospite deve sostanzialmente dire subito quando riceve un invito, dire subito se viene oppure no, non arrivare a mani vuote, ma la caratteristica principale dell'ospite bravo è l'ospite che sa quando andarsene, che capisce, non c'è niente, ecco, di peggio dell'ospite che s'accolla, accozzato bene. Beh, allora in questo momento io sto abbassando le tapparelle e abbassando le luci perché siamo a fine trasmissione, non te le per porto quello più le persone con un di un certo livello. Sto inventando l'ospite. No, Elisa, guardi, sono qua con un orso lavatore, un orsetto lavatore. Mi vogliono bene anche per questo. Mi vogliono bene così. Elisa, la ringraziamo molto. Ricordiamo il suo account Instagram, il canale YouTube Elisa Motterle, etichette trainer certificata su Good Morning grazie. Milano, Milano News. Grazie mille Elisa, buona grazie. Giornata. Grazie a biento. Grazie mille, mi ha aperto un mondo. Non sto scherzando, adesso davvero voglio andarmi a prendere tutti i libri e leggere tutto perché ho capito che faccio un pochino di errori tipo nella mia vita. Ah, no, okay. Sì, sì, e quindi voglio correggerli, ma soprattutto per essere quella cosa lì, no? Di essere sempre nel momento giusto, al posto giusto e trovarsi. Non ce la farai mai, Fabio, no, lo no, sai, vero? Mi ci impegno, mi ci impegno. Grazie, buona giornata Elisa, grazie mille. Buona giornata a voi, grazie. Arrivederci, grazie. 8 e 56 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie anche a Silvia Gatti. Ma prego. Comunque mi ha aperto un mondo Elisa Motterle, perché effettivamente non ci avevo pensato al bon ton sul luogo di lavoro, a quanto certo, è importante con quelli che magari, ma perché io perché vi scelgo i miei colleghi? Perché io sono, lei ha detto a un certo punto che non che sempre sei. Si è insieme a gente che frequenteresti fuori dal lavoro o che non te li scegli, invece pensa, vi scelgo, vi voglio bene, sono contento eccolo di avervi con noi, qui. Quindi vuoi dai. Dei soldi? No, 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 ma poi ragazzi, ma poi che, cioè, ma che lavoro facciamo noi, dai, pazzesco, una figata. Troppo. Detto questo, adesso facciamo come Baglioni. Ci vediamo. Ah, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa settimana stramba di Crystal Radio, ma non so di che stai, c'è proprio una settimana stramba con due lunedì alla fine, se ci pensi. Mamma, non so più che tre giorno martedì, è, veramente. 18 venerdì, no, non si capisce più niente. Ma cosa c'è l'11 maggio? Cosa succede? Boh. Ah sì, no, eccolo. Ma posso dire che fuori onda ho detto, ma cosa c'è l'11 maggio? No, sì, è il compleanno di Crystal Radio. Eccoci è il compleanno qui di Crystal Radio, 11 maggio. Tu ci ma sei? Io ci sono, ma non so se possiamo dirlo ancora, boh, non ho capito. Vabbè, no, è il compleanno, è il compleanno basta di Crystal Radio. Ci saremo, ci saremo, ci saremo, ci saremo, ci saremo, ci saremo. In tutto questo, dopo di noi, comunque, Ambrogio Curti con Senti Questa. Ambrogio. E lui c'è sempre, ciao. C'è sempre. C'è anche il primo maggio, c'era. Sì. 8.58, grazie mille a tutti per averci seguito, grazie anche a chi ci ha scritto e il consiglio per lanciare fuori di casa i propri ospiti quando vanno troppo lungo, fa bisogna far languire la conversazione e fare gli sbadigli schermati. Cioè, e vabbè però. Dimostrare così proprio che ti speranze. Stai rompendo le scatole. Buona giornata. A voi, buon weekend, ciao. Grazie Silvia. Grazie Fabio, ciao. A settimana prossima, ciao ciao.